Buonasera a tutti gli amici di Assist Sportivo, siamo qui al Pala di Leo dove si è appena concluso lo scontro tra Libera Virtus Volley Cerignola e Sport Italia Biceglie. Siamo qui con mister Nicola Nuzzi, buonasera mister. È una partita difficile, questo già lo sapevate, una squadra molto forte, di esperienza. Il secondo set non è andato male, poi cos'è mancato? Beh, il secondo set l'abbiamo vinto, ma se vogliamo... Noi abbiamo giocato un pochettino meglio, ma secondo me il Cerignola aveva proprio mollato, anche con, penso anche con la facilità con cui aveva vinto poi il primo set, quindi mi aspettavo un ritorno del Cerignola nel secondo, nel terzo set, quarto set, così è stato. Noi abbiamo pagato a caro prezzo l'inesperienza della squadra. Non abbiamo assolutamente brillato per quanto riguarda la ricezione e anche in fase di costruzione non è andato per niente bene. Chiaro che quando giochi contro squadre come il Cerignola devi dare il 100% e giocare bene in quasi tutti i fondamentali se te la vuoi giocare. Poi se la squadra di casa magari molla un pochettino a livello psicologico, magari qualcosa in più ci esce, ecco. Però diciamo, tenendo conto che la squadra è molto giovane, comunque quali sono gli obiettivi futuri anche? Gli obiettivi futuri sono quelli di una squadra giovane, sono quelli di migliorarsi partita dopo partita. Noi avevamo fatto una buonissima partita nell'ultima fuori casa a Sant'Eramo. Speravo di vedere qualcosina di buono anche stasera, però l'approccio già di partenza è stato sbagliato, poi si è aggiunto anche l'infortunio alla palleggiatrice e quindi le cose si sono complicate. Ripeto, anche se poi abbiamo vinto il secondo set, ma c'è stata una compartecipazione lì, noi siamo cresciuti un po' di più, ci abbiamo creduto un po' di più. Il Cerignolo invece ha affrontato secondo me il secondo set con un po' con ecco, non l'ha presa poi diciamo come doveva, ma ci può stare in una squadra che lotta per vincere. Poi magari sono sempre le stesse persone che stanno entrando, presumo, insomma, da quello che anche ho visto un calo ci può anche stare, ecco. Va bene, grazie mister, in bocca al lupo per il campionato, arrivederla e grazie. Ora siamo con mister Drago. Mister, buonasera. Una partita portata a casa nonostante il set perduto, forse dovuto a un calo di concentrazione. Sì, abbiamo sbagliato parecchio al secondo set, dovuto a un calo di concentrazione sicuramente, però non giustificabile, senza voler togliere nulla al Biceglie, però secondo set abbiamo sbagliato noi parecchio, anche perché siamo venuti fuori da un primo set vinto abbastanza facile, può essere fra virgolette normale calo di concentrazione, però non lo dobbiamo giustificare assolutamente, perché poi se troviamo squadre più importanti salgono, crescono e ci mettono veramente in difficoltà. Una buona prestazione comunque da parte di Maria Grazia Maffei. Sì, sono contento, deve migliorare alcune cose soprattutto da un punto di vista dell'attenzione, però queste cose le migliori soltanto se giochi, se stai in campo. A pallavolo si impara a giocare soltanto se giochi, se stai in campo con un attimino più di costanza. Cercheremo di farlo in queste partite, diciamo, fra virgolette, un tantino più abbordabili. Come pensa di preparare la prossima partita a tal proposito? La prossima partita noi la dobbiamo preparare pensando soprattutto a quello che di buono sappiamo fare noi, perché quando giochi con squadre un attimino più fragili e più deboli devi cercare di fare il tuo nel miglior modo possibile, in maniera molto semplice, senza commettere errori, e gli errori non li devi commettere già in palestra, in allenamento, con le preparazioni. Poi il sabato è tutta una conseguenza. Ok, grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Leonetti Federica. Federica, è una partita abbastanza difficile, però questo lo sapevate, che comunque è una squadra che lotta per vincere il campionato e ci sta riuscendo fino a prova contraria. Poi anche l'infortunio della palleggiatrice magari ha inciso sulla vostra prestazione. Sì, diciamo che non potevamo preventivare appunto l'infortunio di Arianna, la palleggiatrice, però tutto il resto doveva comunque andare bene, dalla ricezione alla difesa, che non dipendeva solo dalla palleggiatrice, perché quella che è entrata con un po' di insicurezza in più, però comunque ha fatto del suo meglio. Tutta questa settimana abbiamo preparato questa partita
con grande intenzione di far bene, di giocarci al meglio, però a quanto pare ci sono le partite no e questa era una di quelle. Ci rifaremo in altre partite, stiamo sempre cercando di diciamo, dare il via alla nostra stagione migliore. E ci accontentiamo di un 3-1, anche se diciamo, speriamo di far meglio sempre, perché non siamo, cioè, la Sportiva non è quella che abbiamo visto oggi, assolutamente. Vabbè, però comunque già vincere un set in casa delle campionesse del girone d'andata e anche il primo posto tuttora non è proprio un'impresa da nulla. Sì, vuoi per una mancanza magari anche loro, è un merito nostro, abbiamo vinto quel set. L'abbiamo vinto anche a Sant'Eramo 2 settimane fa, cioè, riusciamo sempre a vincere un set, però non andiamo oltre, è quello che dobbiamo, su quello su cui dobbiamo lavorare e far meglio poi. Vabbè, però bisogna tener conto anche della vostra età rispetto comunque a giocatrici di esperienza che insomma ne hanno giocate di partite sul parquet. Io con l'altra laterale abbiamo 17 anni. Poi, cioè, poco più che maggiorenni comunque, però è anche questo il bello, diciamo, mettersi in gioco e vedere di cosa riesce a fare in confronto a un'altra generazione che sono le big poi, come Annese o anche l'opposta che non mi ricordo il nome, però sono veramente brave, giocavano anche a Manfredonia o in grandi squadre, insomma. Ok, grazie per la tua collaborazione, in bocca al lupo. Siamo con Maria Grazia Maffei, una delle protagoniste di oggi. Maria Grazia, com'è andata questa prestazione? Oggi ha giocato quasi tutta la partita, no? Diciamo che sono soddisfatta della mia prestazione, anche se si può fare sempre meglio nello sport. E io sto cercando di dare il 100% negli allenamenti, proprio per far capire all'allenatore che un po' di campo penso di meritarmelo. E la partita di oggi è stata abbastanza difficile dal punto di vista di concentrazione, infatti si è visto che abbiamo ceduto un set appunto per un calo di concentrazione. L'altra squadra è stata molto, molto brava, e ha giovani molto talentuose e da un punto di vista di difesa, di muro, anche di attacco, hanno un allenatore che le sa mettere bene in campo, però noi abbiamo fatto la nostra gara e va bene così. È importante però non perdere la concentrazione appunto anche per le prossime partite, perché questo poi può diventare anche un punto a sfavore, perdere la concentrazione in partite facili. Diciamo che non dobbiamo deconcentrarci, perché ogni partita a questo punto del campionato è importante, sia con squadre un po' inferiori a noi, sia con squadre nel nostro stesso livello, squadre più forti di noi, e non dobbiamo mai perdere la concentrazione e cercare di dare il massimo in tutte le partite, anche se è difficile tenere la concentrazione per un lungo periodo di tempo. Ok, e infine ragazza, ci fai un saluto a tutti gli amici di Assi Sportiva, a tutti coloro che seguono la Lapigia Libera Virtus Volley? Un saluto a tutti gli amici di Assi Sportivo e quelli che seguono la nostra squadra, la Lapigia Libera Virtus.